Tutti noi, per un motivo o per l'altro, abbiamo almeno una moto che portiamo nel cuore. Per me, una di queste è la KTM 1290 Super Duke. Questa volta concedetemi un po' di romanticismo, ma questo motore è pura adrenalina. E poi diciamocelo, non credo ci sia una moto più da hooligans della Hypernaked austriaca. Nel 2020 è arrivata la 3.0 con una posizione di guida più caricata sul davanti e ora, nel 2022, arriva la Evo, la prima con le sospensioni semiattive. Con tutta questa sportività e raffinatezza viene quasi da chiedersi se The Beast, con il passare degli anni, non si sia imborghesita un po' troppo, perdendo quell'affascinante arroganza che l'ha sempre contraddistinta. Per rispondere a questa semplice ma altrettanto delicata domanda basta fare poche semplici cose. Pollice sinistro sul blocchetto, si mette la mappa performance, anti-wheelie off e ABS in modalità supermoto. Oltretutto abbiamo anche un tratto di strada chiusa, quindi direi che dobbiamo assolutamente metterci il casco e andare a vedere come si comporta quando ci si vuole divertire veramente la Super Duke R Evo. La risposta è no. La Super Duke non è diventata una moto per soli pistaioli con la memoria corta, tanto da rinnegare l'attitudine che l'ha sempre contraddistinta. È vero, ora è più semplice abbassare il tempo sul giro, ma credetemi, il divertimento non è stato messo da parte e si possono ancora fare cose da veri tamarri. Partiamo quindi dalle novità, le sospensioni che ovviamente sono marchiate VP e sono le Apex SAT di seconda generazione. Per chi non lo sapesse, SAT è l'acronimo di Semi Active Technology. Si comanda, come per il resto dei controlli, tutto dal display, che è ovviamente TFT. Mi piace, è delle dimensioni giuste, è nel posto giusto, si riesce a leggere sempre bene. Se proprio dovessimo andare a cercare il pelo nell'uovo, quando il sole ha una determinata inclinazione e ci sbatte sopra, viene rimandato un po' il fascio di luce negli occhi. Però oltre a questo, grafica eccezionale, ci sono tutte le informazioni, quando ci si prende anche la mano diventa anche semplice da utilizzare, perciò direi che qua siamo veramente al top. Ovviamente non vi sto neanche a dire che su una moto di questo calibro nel 2022 c'è tutto i sistemi per la connettività con lo smartphone, che attiva il navigatore, le gestione delle chiamate, messaggi, e nel caso della Super Duke c'è anche il cruise control che si gestisce con i due comandi che vengono usati anche per regolare il cruise control nelle mappe performance e track. Tornando alle sospensioni, però, che sono quello che ci interessa, si entra nel menu e si seleziona sospensioni e abbiamo prima lo smorzamento, può essere regolato su 6 settaggi, il primo è automatico, poi abbiamo Sport, Street, Comfort, Track e Advance. Poi andiamo con il precarico, che questo può essere regolato su 4 posizioni diverse, o meglio abbiamo 3 settaggi preimpostati, auto alto, auto standard o auto basso, oppure si può fare manualmente. E infine c'è l'anti-dive, che può essere attivato o disattivato. L'anti-dive è quel sistema che evita l'affondamento della forcella in determinate condizioni di guida, soprattutto nelle frenate meno aggressive. Beh, ma andando con ordine, come settaggi di smorzamento vi posso dire che il mio preferito è Street, perché è il giusto compromesso tra rigidità ma anche tra, diciamo, la godibilità su strada, no? Per usare Sport secondo me si fa un po' fatica sui nostri asfalti, ci sono un po' troppe buche. Certo è che se si trova una strada completamente liscia come un biliardo, beh, farebbe anche comodo, perché dà una bella rigidità, diventa molto aggressiva, la moto super reattiva più di quello che è già. Però sulle nostre strade Street è il compromesso perfetto. Quando si vuole andare tranquilli invece Comfort è un buon settaggio, non dico che diventi la moto più comoda del mondo, ma non c'è neanche da aspettarselo su una moto di questo genere, però assorbe abbastanza bene le asperità, a patto che non ce ne siano troppe in rapida sequenza o buche o sconnessioni troppo importanti.
C'è da dire che quando poi volete cominciare a dare un po' più di gas, Comfort diventa un po' troppo molle, dietro pompa un po' in uscita di curva, al centro della curva secondo me la forcella si comprime un po' troppo e diciamo che non è il massimo nemmeno come stabilità anche per tenere la linea. Però il vantaggio delle sospensioni semiattive è proprio questo, che tu metti l'impostazione che ti serve per quello che stai facendo, per la condizione di guida nella quale sei. Poi quando devi passare a un'altra condizione, due tocchi sul blocchetto di sinistra e si cambia impostazione e la moto cambia anche carattere. Per quello che è il precarico invece io l'ho usato in auto standard, mi trovo molto bene, magari per caricare ancora un po' di più la moto davanti si può mettere auto alto, sicuramente dà un po' più carico davanti, diventa più svelta, però devo dire che non ne ho sentito la necessità. Per quello che è l'anti-dive invece, beh, devo ammettere che io non mi sono ancora completamente abituato a questo sistema, ma soprattutto su una moto di questo genere che è molto sportiva, uno che compra questa moto non cerca il comfort, perciò io l'ho usato sempre spento, anche se devo dire che non funziona affatto male come sistema e in determinate condizioni di guida, anche in presenza del passeggero, può fare comodo perché lavora bene, magari quando ci sono delle buche un po' fastidiose in ingresso di curva e non si sta andando forte, può venire comodo, aumenta sicuramente il comfort, soprattutto se dovesse sedersi qualcuno dietro. Io non lo consiglio, però chissà mai. E direi che sì, alla fine si sarà imborghesita, sarà diventata più tecnologica, che aperta parentesi non fa mai male, sarà diventata anche una moto più seria quanto volete, però sotto sotto anche l'ultima Super Duke rimane un po' come la Super Duke 990 che mi aveva fatto innamorare quando ero più piccolo, una moto che ci sali sopra, ti fa venire voglia di giocare, ti fa venire voglia di fare le penne, un po' una moto se vogliamo da stuntman quasi, no? Che secondo me questo qui è un grande pregio, perché anche tornando più seri vuol dire che in KTM hanno fatto un ottimo lavoro secondo me, sia per quello che è le sospensioni, come abbiamo già detto prima, che vi ho già spiegato, ma anche per la ciclistica in generale, che è un pacchetto che lavora molto bene complessivamente. E vorrei fare anche un commento sulle gomme di primo equipaggiamento, le Bridgestone S22, che allora è una gomma molto sportiva, diciamo che è una mescola abbastanza morbida, aiuta tanto perché ha sempre tantissimo grip, ha dei profili delle spalle molto accentuate. Questo cosa significa? Significa che combinate alla ciclistica di questa moto, che è molto svelta, anche molto stretta tra le gambe, si entra in curva molto velocemente, i primi gradi di piega si fanno in un batter d'occhio semplicissimo, impegna poco il fisico, i profili così accentuati, però quando si arriva a un determinato angolo di piega e si vuole scendere ancora un po', bisogna andare veramente tanto forte. Quindi per la guida allegra, quando si vuole guidare un po' più rotondi, magari anche nelle curve dal raggio un po' più stretto dove la velocità non è altissima, ci si trova sempre un po' una situazione che si vorrebbe avere magari una gomma un po' più rotonda per riuscire a piegare anche un po' di più o per trovarsi diciamo a proprio agio a quel determinato angolo di piega. Però devo dire che ci si fa l'abitudine, non ci si trova neanche male, anche perché col livello di performance di questa moto sicuramente merita delle gomme molto sportive. Per quello che è il motore, che aiuta anche questo un po' nella semplicità generale di guida, beh, come abbiamo detto anche per la Super Duke GT nella nostra comparativa delle Sport Touring, in KTM hanno fatto un po' un mezzo miracolo con l'LC8, che da sempre è stato etichettato come un motore con tanto on-off. Invece sulle ultime versioni, soprattutto sull'Euro 5, l'on-off è stato eliminato. Da dire che comunque rimane un V2, 75 gradi, 1301 centimetri cubi, quindi un motore abbastanza grande anche come si può vedere dalle immagini, però adesso si lascia usare facilmente, si chiude il gas, non si viene lanciati in avanti, è un motore molto sfruttabile, è diventato molto lineare nei limiti del possibile e quindi anche quando si va un po' più piano si riesce a gestire molto bene, si riesce a viaggiare tranquilli, detto che comunque questa moto qui non nasce per andare a passeggio. Però alla fine il pacchetto che offre del motore, in questo senso anche in termini di comfort, è veramente ottimo, vibra un pochino, in realtà vibrano solo le pedane quando si sale un po' di giri, però non hanno neanche gommini, devo dire che da questo punto di vista ci sta alla grandissima. E
Il prezzo da pagare per quello che abbiamo definito un mezzo miracolo, ovvero per la straordinaria elasticità dell'LC8, è senza dubbio l'assenza del freno motore, una caratteristica che varia a seconda della mappatura inserita. In street, una volta che si chiude il gas, si ha addirittura l'impressione che la moto rimanga accelerata per un millesimo di secondo, quel tanto che basta per eliminare il classico effetto apri e chiudi. Da un lato confesso di non essere un grande fan di questa soluzione, ma riconosco che in città non è affatto male. Dove ho sentito maggiormente la mancanza del freno motore però è senza dubbio nelle mappe più sportive, come in performance, la mia preferita, dove mi piacerebbe che, una volta chiusa la manopola del gas, la moto iniziasse a rallentare senza dover delegare tutto ai freni. Chiudo il paragrafo motore con il cambio, senza girarci troppo intorno. Come da tradizione KTM, il comando è abbastanza duro e secco, con i quick shifter che ai regimi più bassi tende a tagliare parecchio. Quando invece si alza il ritmo di guida e di conseguenza il regime al quale si effettuano le cambiate, oltre che la costanza delle cambiate stesse, c'è poco da dire. Il cambio elettronico della Super Duke non sbaglia un colpo, con il passaggio tra un rapporto e l'altro che avviene senza quasi accorgersene. Beh, direi che ora siamo giunti al momento delle conclusioni. Che dire, non nascondo che è una moto che mi è piaciuta tantissimo, ma d'altronde già me lo immaginavo perché conoscevo abbastanza bene anche le precedenti, però anche trovare qualcosa che preferirei diverso mi viene veramente difficile, non soltanto perché a me piace molto come moto, ma anche perché in primis va detto che è una moto che costa 21.450 euro, quindi a questo prezzo uno si aspetta una qualità generale abbastanza alta, e così è alla fine, soprattutto in termini di guida, ma anche perché va ricordato che la Super Duke, la prima 1290, è arrivata a fine 2013 inizio 2014, quindi la strada dell'evoluzione per questa moto è stata molto lunga, e oltretutto arrivava anche il know-how della precedente 990, perciò un progetto che ha continuato ad evolversi e che secondo me adesso è arrivato veramente alla maturità definitiva, perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Mi sono dimenticato anche di parlarvi dei freni, però penso sia quasi scontato davanti con che ci sia tanta potenza, tanta modulabilità. Mi piace veramente tanto il comando, a differenza ad esempio della KTM sulla Super Adventure, che alla lunga tendeva ad affaticarsi un po', diventava un po' più lunga la corsa della leva, invece sulla Super Duke sempre perfetto. Oggi un po' ho provato a maltrattarla, ma sempre perfetto, e mi piace veramente tanto il freno posteriore. Non ci aveva convinto pienamente sulla Super Duke GT alla comparativa, su questa qui invece secondo me rasenta la perfezione. Anche quando si vuole esagerare un po', ABS in modalità supermoto, c'è una pastosità proprio del comando, veramente tanta roba. Oltretutto ricordo, riprendo un attimo il discorso che ho fatto prima sull'agilità, perché questa moto dietro monta il 200, e nonostante questo secondo me è veramente di riferimento, anche quando ci sono i tornanti è veramente molto molto agile, pur mantenendo una discreta stabilità anche a velocità diciamo un po' più alte. E sarà interessante vedere anche come se la giocherà con le altre Hyper Naked, Maxi Naked, chiamatele come volete, perché se vi ricordate la nostra comparativa di queste moto di qualche tempo fa, la KTM non era riuscita ad arrivare prima, comunque a giocarsi la vittoria fino alla fine, proprio perché mancavano le semiattive. Adesso ci sono, il pacchetto generale è veramente di altissimo livello, quindi sarà divertente vedere come se la giocherà soprattutto con Aprilia e con Ducati. La nostra prova finisce qui, e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa moto, e soprattutto, anche se mi sono dimenticato di trattare qualche tema, vi ricordo che c'è anche la prova fatta in pista da Stefano Cordara della versione 3.0 senza le semiattive. E anche se volete approfondire qualche tema, qualcosa di cui mi sono dimenticato, sarò felicissimo di rispondervi qui sotto nei commenti. E se vi piacciono auto, moto e anche le bici, fate un salto su redlife.it e noi ci vediamo al prossimo video.